Amici di Player Inside, siamo di nuovo qui con FIFA Ultimate Team e abbiamo di nuovo il fottutissimo Robben. Bene, il nostro avversario BitsBits91, ecco, nome singolare, ecco, contro la Player Inside ci sarà il Lil SC. E aiaia, vabbè, dai, tutto sommato mi ero fatto un attimino confondere per gli attaccanti che sono di sicuro pregio, di sicuro livello, però poi tutto il resto sono delle pippe. Cominciamo la partita, lo stadio è gremito, ragazzi, per questa partita tra due squadre di stronzoni proprio totali. E abbiamo il nostro Robben, come detto in apertura, che sicuramente farà sentire il suo peso in campo, essendo sostanzialmente l'unico giocatore veramente, ecco, di rilievo fra tutti questi. No, anche lui ha due attaccanti di indubbio valore. Attenzione però perché, ecco, purtroppo c'è un lieve lag con questo giocatore, colpa sua perché, come avete potuto apprezzare nelle scorse partite, la mia connessione è buona. Vai Robben, incuneati, il colpo di testa di Carlen, ragazzi, questo Carlen. Lo scusiamo perché nella scorsa partita ha fatto una doppietta, però insomma questo colpo di testa poteva anche metterlo a segno. Il colpo di testa di dovrebbe essere Alvarez Balanta è stato deviato, quindi un altro calcio d'angolo battuto male, stavolta no, bene, però niente, di testa i miei giocatori non sono efficaci. Sto impiegando sulla fascia destra Robben, perché la volta scorsa mi è venuto meglio. So che effettivamente il piede di Robben è più il sinistro, anche se sostanzialmente diciamo, è uno che ce la fa pure col naso, Robben. Ecco, non è che sia così schifiltoso a livello di come colpire la palla. Ecco, lui si propone in avanti, il Lille SC, ma la Player Inside oggi sembra più decisa che mai, con Carlen in ottima forma, un ottimo 1-2, 1-2, ancora. Chi è può passare a Robben che crossa bene, però ecco, i centimetri in più di Carlen sembra averli da un'altra parte. Non, no, in realtà è riuscito a spizzicare la palla, ma mandandola alta sugli spalti, quindi non ha concluso granché. È una partita che è iniziata molto bene per noi, anche, ecco, poi soprattutto se lui fa ste cazzate, si fa il velo da solo, ragazzi, si fa il velo da solo. Facciamo l'1-2 con il compagno di squadra. Grande Robben, ragazzi, non c'è paragone. Non c'è paragone. Può incunearsi ancora in aria. Attenzione, Robben, il tiro gol! Gran gol di Robben nella maniera classica. Facevo gol così. Ecco, poi no, non l'ho fatto apposta questo festeggiamento. Scusami, Robben. Facevo gol così sempre in PES ai tempi della PlayStation 2. Beh, però ottimo gol. Sì, praticamente in PES, o almeno in Is Pro Evolution, c'era una tecnica proprio per segnare sempre così, cioè si andava sempre sul lato destro con Roberto Carlos, se si usava il Brasile, intanto il tiro del nostro avversario, che però non sortisce alcun effetto, si usava sempre il Brasile, c'era Roberto Carlos che era super velocissimo, si andava sulla fascia destra o sinistra, indipendentemente dalla fascia, comunque si andava, si proseguiva, poi si convergeva in aria e si segnava. Questo ovviamente perché c'erano delle lacune difensive eccezionali che con la difesa tattica di un FIFA 15 effettivamente sono cose impensabili, però ci siamo riusciti con Robben. In realtà sono cose che riescono abbastanza spesso con giocatori di medio-basso livello, come sembra essere questo Lille SC, insomma. Infatti, come vedete, sta sembrando una passeggiata pur con dei giocatori che nel complesso sono inferiori ai suoi. Ma ho parlato troppo presto. Attenzione, sì, ma dai, chiudiamolo, ma non lo facciamo tirare, cioè eravate in 4, ragazzi. Attenzione, chiudiamo con il portiere, il nostro massiccio Rose, che non cambierò mai. Ecco, la cazzata di Rose, ragazzi, la cazzata di Rose è il gol. Ecco, la cazzata di Rose. In realtà la cazzata è stata mia perché, insomma, ho tirato, ho rinviato con le mani veramente male. Ecco, guardate, ero totalmente spiazzato. Lui ha potuto ripartire e segnare un gollonzo con Moreno. Vabbè, dai, cose che capiro, colpa mia. Possiamo ripartire, ma questa partita sento di poterla controllare. Infatti, attenzione! Ma come? Ma che cazzo fai? Ma al Harbi o l'altro, come cazzo si chiama? Cioè, dai. Pensavo di non venderti all'Atletico Scarsazzi, ma invece ti ci devo vendere, anzi, ti vendo all'Atletico Minchionazzi. Dai, Robben, no! Vabbè,
Allora, un po' di ordine serve, un po' di ordine. Ripartiamo con equilibrio, grazie Carlen, mi hai sputtanato tutto. E commetti pure il fallo. Vabbè, almeno era un fallo di mestiere, di professione. E niente, lui cerca di ripartire ma non ci riesce. Diciamo che siamo anche migliorati, ragazzi. Siamo anche migliorati, l'intesa della squadra è migliorata, l'allenatore sta facendo un ottimo lavoro e non bestemmiamo poi più di tanto a bordo campo quando ci mangiamo un gol, ecco, non poi più di tanto. Sì, sempre qualcuno gli scappa, ovviamente, ecco, ovviamente dovrete scusare un po' di lag. Dai, Robben, Robben, contro il lag e contro tutti. Vabbè, però qui c'è il fallo? No, dai. Riusciamo a retropassare al portiere. Rose, oggi fai una cosa, vai a bere un bicchierino di candeggina, ecco, nello spogliatoio, tra il primo e il secondo tempo. Poi, così, ecco. Dai, dai, doppio passo inutile, va bene così lo stesso, bene così pure, dai, andiamo, 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 andiamo. No, va benissimo, bravissimo, ed è gol, dai, è gol. Questo deve essere. Quando sto in silenzio è per non bestemmiare, ragazzi, perché in realtà, ecco, sto bestemmiando dentro. E ricomincia la partita Lille SC contro Player Inside, una partita che avrei meritato di chiudere almeno nel primo tempo sull'1-0 e che invece per una gaffe mia, con la collaborazione del nostro sempre stronzo Rose, no, vabbè, dai, finora si è comportato bene, nelle scorse partite ha fatto più di quello che la sua carta, i suoi valori, i suoi parametri prevedevano. Bene, bene, un ottimo rinvio per esempio in questa circostanza. Dai, che Carlen, che se la prendi una volta non fa male, non è peccato. Carlen, puoi andare, sì, ma fermati perché ecco, esatto, ecco un po' di lag, va bene, ma riusciamo a uscire da questa situazione? Sì, però nella maniera non, ecco, non consona. Vabbè, insomma. Rimette in gioco il portiere, siamo arrivati al 51esimo quasi, quando Lille SC prova un'azione d'attacco, ma lui si allunga troppo le palle. Allora, caro amico del Lille SC, allungarsi troppo le palle fa male. Lo sanno anche gli amici a casa, non vi allungate le palle perché, insomma, tra l'altro non crescono se ve le allungate. E poi ci siamo fatti di fare crescere le palle. No, ragazzi, basta, stiamo sforando nel volgare, ma vabbè, dai, questo è anche il mio lato goliardico che prende il sopravvento. E intanto, attenzione, l'LSC che non subisce la manovra difensiva da parte della nostra squadra. Meno male che con una pizzata, con una ciabattata, con una scarparata. Obeng, ecco, Obeng che si fa rimare. Grande Obeng! Questo non me lo levo, ragazzi. Obeng eccezionale, ragazzi. Che rimonte, che 1-2. Dai, crossiamola al centro. Il colpo di testa, ottimo! Ottimo, ragazzi, ottimo. Stavolta era una buona azione. Robben Shaw, ragazzi, voglio Robben Shaw. Ottimo il controllo di palla, grande il preziosismo. Ecco, poi loro si sbattono le palle tra le palle. Cross che non raccoglie nessuno, però attenzione. No, dai, non ci voleva il tiro subito. Dai, Carlen. Proseguiamo. Bene, 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 molto bene. Si è messa bene la situazione. Possiamo crossarla. Dai, dai, che non è finita. Vabbè, ma tipo ci sono stati 7 falli. Ah no, fuori gioco. Pensavo che il portiere avesse i tacchetti dentro la pupilla e che l'arbitro avesse fischiato pure per chiamare l'ambulanza. Invece no. Vedere la ripartenza dell'Lille. Un Lille caparbio, caparbio, ma le cui azioni ho parlato presto, ho parlato pre. Ah, meno male, ragazzi. Si è mangiato, se l'è ammuccato. Grande, ragazzi, questo cambio di fascia per passarla a Robben, che giustamente uccella tutti, ragazzi. Guardate come uccella. Uccella il nostro Robben. Uccelliamo con Robben. Andiamo avanti, è velocissimo, ragazzi. Non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Uccelliamo al centro e Carlen è solo gol. Passiamo in vantaggio con la Player Inside, ragazzi. La squadra ufficiale di Player Inside è Player Inside 2. Però allo sponsor di. Che cazzo di sponsor è? Vabbè, insomma, poi non mi pagano neanche per questo sponsor. Vabbè, ma comunque. È grande, grande azione, ovviamente. Percussione alla Robben, percussione in aria. E ovviamente il passaggio al centro è il gol del nostro capocannoniere, il grande Carlen, che si ritrova ad essere bomber per caso anche lui. Ah, nel frattempo. No! Ma to! Quindi proseguiamo con il nostro Robben, grande Robben, no, 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 un dribbling di troppo, ma si possono fare, si possono fare. Bene, percuotiamo l'aria, il tiro Però stavolta hai tirato di sinistro, caro il mio Robben, ma vabbè, certe volte non riesce la cosa, insomma. Robben che si esibisce in questi giochi di prestigio, sostanzialmente, può andare Robben, può andare Robben, ancora Robben, Robben, Robben al centro, il grande Carlen, gol!
Stesso schema di prima, gol fotocopia, se non fosse che stavolta Carlen è stato più caparbio nell'effettuare una scivolata che era appunto al limite della sua prestanza fisica, cioè voglio dire, alla fine è un pezzo di tronco messo in campo, è riuscito a scivolare. Ah, è caduto per sbaglio in realtà, ha colpito la palla e poi ha detto sì, volevo farlo apposta. E finisce la partita sul 3-1 per noi, proseguiamo in questa sorprendente strada verso la prima divisione. Perché dire Road to Division 1 è troppo mainstream e mi fa schifo. Va bene, ragazzi? Bene, quello che è, insomma, Lille SC 1, gol di Moreno e Player Inside 3. No, non che c'è Player Inside 3, questo è Player Inside 2 e poi c'è Player Inside 1. Basta, non esistono altri. Prendiamo i soliti miseri 471 crediti e avanziamo in questa nostra divisione che è la decima, ricordiamo per adesso siamo la divisione ultra scarsi, ma ecco già siamo promossi, bene così ragazzi, alla prossima partita e insomma restate con noi per questa avventura vincente che si sta profilando nella carriera della Player Inside, qui su Player Inside 2.